get great deals at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $4.87 per pound, or 3-ounce packs of wild-caught lobster tail for $4.87 each with digital coupon. Limit 2 packs of steaks and 4 packs of lobster. Also this week, get fresh whole Dungeness crab for $4.97 per pound with digital coupon. Limit 4. Plus, shop the sparkling wine sale and get 30% off all 750-milliliter or larger bottles of sparkling wine. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, è passato solo qualche giorno, ma noi torniamo a un compleanno virtuale importante. Virtuale perché il festeggiato non è più tra noi da diverso tempo, anche se la sua figura iconica rimane più viva che mai. Si tratta di John Lennon, che il 9 ottobre avrebbe compiuto 80 anni. Per celebrare il compleanno, la BBC ha realizzato il primo programma radiofonico a firma del figlio minore Sean, nato dalla relazione con Yoko Ono, tra l'altro nato lo stesso giorno del padre, proprio il 9 ottobre, ma del 1975. Si tratta di un ritratto familiare nel quale il giovane Lennon ha coinvolto anche il fratello Julian, e si tratta di un fatto eclatante visto che è la prima volta che i due parlano pubblicamente del padre insieme, oltre ovviamente all'amico e socio, per così dire, nei Beatles, Paul McCartney, e uno dei più cari amici di Lennon, nonché suo padrino, Elton John. Ognuna delle 6 puntate ricavate scava a fondo nella personalità, nella storia, nel mondo di John Lennon, ucciso a New York l'8 dicembre del 1980, e dunque si ricorda anche il 40° della scomparsa proprio quest'anno. Il documentario è diviso in due parti, anche se appunto ha queste 6 interviste. Ciascuna delle parti dura 1 ora, ma se sono famosissime tutte le sue canzoni, forse quella meno nota è proprio l'ultima dell'ex Beatle. È una sorta di preghiera a Dio. Si dice che negli ultimi tempi si fosse infatti avvicinato al cristianesimo. Non sappiamo se fu così davvero, ma possiamo dire che fino al periodo dei Fab Four la vena anticlericale era molto forte, in particolare proprio nel leader della formazione, John Lennon, tanto che nella sua canzone forse più famosa, Imagine, dice: immagina nessun paradiso, nessuna religione. Il compositore aveva scritto che non credeva in Gesù, e anzi i Beatles erano più famosi appunto di lui, di Gesù stesso, ma la realtà dei fatti poi si è rivelata col passare degli anni differente, anche per lo stesso Lennon, che qualche mese prima di morire in una intervista per Playboy disse: la gente ha sempre avuto l'immagine che io fossi un anticristo o un antireligioso, ma io non lo sono. Oggi sono un uomo più religioso, sono cresciuto cristiano e solo ora capisco alcune cose che Cristo aveva diceva attraverso le parabole. E infatti proprio in questo periodo Lennon ha scritto un brano dove emerge il suo stretto legame proprio con la religiosità. Il cantante morì dunque, come detto, l'8 dicembre del 1980, e il brano Help Me to Help Myself, quindi letteralmente aiutami ad aiutare me stesso, venne registrato il 10 novembre, una preghiera dove il leader dei Beatles non solo chiede aiuto al Signore, ma assicura di non essersi mai separato da lui. Un misterioso carattere premonitore, insomma, accompagna questa canzone dove Lennon invoca il perdono e chiede al Signore di aiutarlo ad esprimere quanto sia duro continuare a vivere. La sua compagna Yoko Ono, e questa è una curiosità, reagì però male, come riporta il critico musicale Julian Ruiz in un articolo su El Mundo. Nascose per 30 anni quest'ultima canzone perché era la confessione del fatto che in quei giorni Lennon si era avvicinato a Cristo e voleva frequentare la Chiesa. Una sorta di testamento spirituale emerso soltanto pochi anni fa, comunque la si voglia pensare che vale la pena, secondo noi, riascoltare. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.